Buonasera a tutte. Mi pare che questa sera, buonasera anche alle amiche di Ciao Tiziana, mi vedete su alessandroperizzari.com, sulla pagina di Facebook? Mi sembra di sì, mi sembra che siamo riusciti a risolvere. Dimmelo Tiziana, mi stai vedendo sulla pagina di Facebook, la solita pagina. Ciao Francesca, ditemelo, se è tutto a posto. Se è tutto funziona, mi sentite? Ciao, finalmente, ecco su Ellen. Sì, perfetto, abbiamo risolto, abemus papam, abbiamo risolto il problema di collegamento streaming. Ciao Gloria, ciao Serena, ciao Patrizia, perfetto. Quindi, finalmente sì, infatti vi vedo già numerose perché sulle altre pagine. Allora, quindi siamo in diretta sulla pagina, finalmente, alessandroperizzari.com. Siamo in diretta sul canale YouTube. Ragazzi, iscrivetevi perché è molto comodo. Siamo in diretta su Instagram. E, cosa vi volevo dire? Ciao Carmela, sì, tutto a posto. Francesca, grazie. Naturalmente, la registrazione di questa puntata la trovate su questa pagina, su Instagram, su IGTV, sul canale YouTube e poi anche sul blog, quindi anche sulla matematica del cuore, per cui chi ci segue lì. Ciao dottoressa, ciao Concetta, ciao Valeria, ciao a tutti. Allora, stasera parliamo, guarda caso, diamanti, però questa volta voglio dare un po' di numeri. In realtà mi rifaccio, e il titolo della diretta è Amanti chi sono, quanto dura e come finisce, mi rifaccio a un articolo che ho scritto nel 2019, però vi voglio dare dei dati freschi, perché ci sono anche delle buone notizie per assurdo. Allora, innanzitutto, questo è lo specchio di quello che io vedo sul mio blog e sui miei social. Quando io cerco di spiegare alle persone che mi dicono, soprattutto uomini, ah, ma io ho visto il mio amico, io ho visto la mia vicina di casa, mia cugina, mio cugino, fanno così, non è mica tutto così, io rispondo. Allora, in medicina, nella salute, che è l'altra, è il mio braccio destro, questo è il mio braccio sinistro, esiste qualcosa che si chiama epidemiologia e che dice sostanzialmente se in determinate condizioni molto simili la risposta dell'organismo è quella, con quei sintomi, con quell'andamento, e questo è moltiplicato per una serie di numeri che sono importanti, vuol dire che nella stragrande maggioranza dei casi quei sintomi rappresenteranno quella malattia. Ecco, io mi sono inventato l'epidemiologia di coppia, che poi ha portato, come ben sapete molti di voi che lo hanno acquistato e pure regalato, alla fabbricazione della matematica del cuore, il mio libro scritto con Elisel. Elisel sarà l'ospite di mercoledì prossimo. Sapete che ogni mercoledì io ho un ospite, perché i miei profili maschili, le risposte che vi do qua e in counseling, si basano su dati statistici. Quindi, se un uomo si comporta così, in determinate situazioni e ha un certo profilo, è molto probabile che si comporterà così anche dopo, ripeterà certe cose, si possono fare delle stime. Questa è l'epidemiologia di coppia, la matematica del cuore. E uno dice, sì, vabbè Alessandro, ma da che pulpito? Beh, ragazzi, dovete sapere che dall'anno di fondazione, che è stato il marzo 2014, anno di fondazione di alessandroperizzari.com, il mio blog, da cui è nato tutto questo, le dirette, il counseling, adesso i podcast, ma da martedì prossimo chi ha Clubhouse, vi aspetto su Clubhouse, perché su Clubhouse si possono fare domande in diretta e parlare fra di noi in diretta. Però chi non ha Clubhouse, perché adesso è invito, poi funziona solo su iOS,
non importa perché farò una diretta parallela qui e su YouTube. Beh, vi dicevo, da che pulpito? Beh, ragazze, dall'anno di fondazione, 2014, marzo 2014, siete transitate come visite sul mio blog in 6.400.000 persone, circa. Ok? Sono tante persone, sono tante testimonianze. Avete lasciato 71.000 commenti. C'è una community che è quella che poi ha chiamato, ciao Silvia, è quella che ha chiamato la matematica. È giusto su Ellen, sono d'accordo con te. Su Ellen dice la matematica non è un'opinione. Ma chi si occupa di salute fra di voi? Io ho diversi medici che fanno counseling con me, medici, infermieri, operatori sanitari, e lo sanno cosa significa l'epidemiologia, lo sanno che cosa significano i dati. Ecco. Vi dicevo, 71.000 commenti, c'è una community fissa fatta da una sessantina di persone che interagiscono in modo costante, fisso, ormai sono amiche. Scusa, non ci leggo benissimo su 6 milioni di persone che hanno incontrato dei cialtroni, non sono più sola. Beh, per fortuna non sono tutte così, sai che ci sono anche delle storie, questo le storie a lieto fine. Ed è la community, dicevo, quella che ha fatto 71.000 commenti, che è quella che ha chiamato alessandroperizzari.com a casa di Ale. Potete vedere il mio simbolo, lo conoscete, è questa specie di Hitchcock. Se fondiamo un partito, dice Concetta, governiamo il mondo. E beh, effettivamente. Sì, ho un canale Telegram. No, non ho un canale Telegram, Serena, perché non ce la faccio a fare tutto. E poi in questo momento sto studiando molto di più Clubhouse, che mi piace molto. Io ho fatto la radio per un po' di tempo, sono stato ospite a trasmissioni televisive, però ero ospite fisso a una trasmissione su Radio 24 di salute. Come Ale Presidente, però, dice la Jairi, che carina che sei, certo, volentieri, poi faccio i miei ministri. Dicevo, torniamo ai dati del mio blog. Fate conto che ogni mese voi transitate sul mio blog, e quindi non parlo dei social e del resto, solo il blog, solo a casa di Ale, se va male in 130.000. Dina, non lo so perché non hai né video né audio, tutte le altre mi dicono che sentono bene. Se va male siete in 130.000 al mese. Se va bene, toccate delle punte che sono di 195.000, quasi 200.000 al mese visite. Fate conto che a maggio del lockdown, che è stato il mese, diciamo, più drammatico per gli amanti, siete arrivati a 184.000, arrivando a 200.000 ad agosto. Questa sera facciamo una fotografia che ci dirà molto sugli amanti che frequentano il mio blog. Quindi sostanzialmente posso dire con tranquillità una fotografia degli amanti nel nostro paese. Intanto la popolazione del mio blog è fatta al 70% da amanti, che vuol dire che 7 persone su 10 che frequentano il mio blog sono amanti, gli altri sono single, sono sposati in crisi, curiosi, eccetera, eccetera. Chi sono gli amanti che frequentano il mio blog? Buonasera Cinzia. Per il 40% sono persone sposate. Quindi lei che mi scrive e che viene a leggere i miei articoli è sposata esattamente come il suo amante. Quindi due sposati, due impegnati, conviventi, quello che volete, fidanzati fissi da molto tempo. Le single che fanno le amanti, single, separate, divorziate, ma comunque non impegnate, che fanno le amanti appunto di un uomo sposato, sono la maggioranza, sono il 60% del blog. Quindi, fatto 10,
sei amanti sono single e quattro sono sposate anche loro. Quanto dura un amantato in media? Beh, diciamo che la stragrande maggioranza degli amanti che frequentano e interagiscono con me hanno superato l'anno di. Bene, Floriana, grazie. Hanno superato l'anno di amantato, quindi sono oltre i 12 mesi e ben oltre al famosi 6 mesi di amantato ludico, quello che dico, quello che io definisco l'amantato, come dire, divertente, senza pensieri. Un po' quello a cui faceva riferimento, ma in maniera molto più lata, Maria Giovanna Luini, nell'ultima diretta che vedete sul blog e anche su YouTube, parlando di amore, di amore incondizionato, anche se, voglio dire, lei parla di amore incondizionato sempre, anche fra amanti, come portatore di cura, come portatore di salute, come portatore di benessere. Io questa cosa qua, su questo non sono molto d'accordo con lei e lo vedo soprattutto nei primi 6 mesi. Poi, l'amore incondizionato purtroppo, magari è incondizionato molto spesso dalla parte della donna che fa l'amante, ma è condizionato dall'altra parte, il famoso ti amo ma dell'uomo. Se non è condizione questa, non so quale sia. Ma comunque, tornando a noi, dicevo, quanto dura mediamente un amantato? Mediamente è fra 1 e i 3 anni, che fra l'altro è il periodo in cui gli amantati hanno più probabilità di arrivare a un successo, cioè la coppia di amanti ha la probabilità, una buona probabilità di trasformarsi in una coppia ufficiale. E quindi lui si separa, o tutte e due si separano e vanno a vivere assieme, costruiscono una nuova coppia ufficiale. Nel 2019 questo succedeva, secondo il mio osservatorio, nel 20% dei casi, cioè solo 2 coppie su 10 di amanti riuscivano a creare una nuova coppia ufficiale, quindi a separarsi, tenendo conto che tendenzialmente sono le donne a separarsi di più degli uomini. Ecco, vi do una buona notizia. Secondo la mia osservazione, soprattutto degli ultimi 6 mesi, questo trend è in crescita, non in maniera esponenziale, però siamo attorno al 25%. Quindi, ciao Agato, quindi le coppie di amanti che quagliano, che diventano nuove coppie ufficiali, stanno diventando quasi 3 su 10, non sono più 2 su 10, e questa è la buona notizia. E confermo i miei dati. Questo succede entro i 3 anni di amantato. Se si superano i 3 anni, ciao Barbara, se si superano i 3 anni di amantato, questa probabilità, la probabilità di quagliare che lui faccia l'ufficiale gentiluomo, scende. Scusate perché non vedo benissimo su Instagram. Ma queste decisioni epocali non saranno influenzate anche dal lockdown? Sì, sono influenzate dal lockdown perché io nel primo lockdown ho visto saltare soprattutto gli amanti, perché per esempio le amanti single, che come dicevo sono il 60% della popolazione del mio blog, non tutte hanno avuto la fortuna di avere un amante presente, pronto, attento, sempre disponibile. Sono state proprio abbandonate, per cui si sono ritrovate di colpo a toccare con mano che cosa significa fare l'amante part-time, o fare l'amante perennemente in attesa, quella che io chiamo la schiavitù dell'attesa. Per cui sono saltati molti amantati, ci sono stati molto codici del silenzio. Il secondo lockdown invece è stato più pesante per le famiglie, cioè per le mogli, perché nel primo lockdown avevamo tutti paura, non sapevamo che cosa fosse questo virus, per cui tendenzialmente la gente si è arroccata in famiglia, è andata sul sicuro, per cui l'amante, che comunque è un investimento, è un rischio, è stata messa da parte. Molti uomini vi hanno detto, purtroppo, approfitto di questo periodo per vedere se senza di te il mio matrimonio ridecolla, oppure non hanno detto un bel niente, se ne sono stati a casa. Per
molti sono stati scoperti a spippolare con i messaggi di più, perché non ci si poteva vedere, quindi hanno rischiato di più sul telefono. Leggiamo cosa dice Annabella. Annabella dice, o Speranza, allora, beh, 3 su 10 secondo l'epidemiologia, mi copia la matematica del cuore. Concetta, ammantato del mio ex marito è durato 2 mesi, appena me ne sono accorto ho chiesto la separazione, io ho passato la media del tempo. Beh, tu hai fatto un record su pista. La percentuale, dice Altroni, che torna dopo aver lasciato e dopo quanto? Adesso ci arrivo, Marta. Dicevo, quindi voglio dire, gli ammantati che rientrano nella categoria di successo, cioè che quagliano e diventano nuovi, chiamiamoli matrimoni, sono quelli entro i 3 anni. Quindi compresa la roadmap, il famoso periodo in cui variabile, in cui si fanno le tappe verso la separazione. Ho però situazioni anche che sono 5-6 anni di ammantati, 10 anni, 15 anni, ho anche un ammantato di 20 anni. L'80% degli amanti maschi che vivono l'ammantato fanno promesse di futuro insieme. Questo significa che 8 uomini su 10 promettono di lasciare la moglie prima o poi per mettersi con le amanti. Solo il 20% fa patti chiari, amicizia lunga, e dice fin dall'inizio e tiene botta: io non lascerò mai la mia famiglia, per i figli, per quello che volete. Quindi l'80% dice sì, andremo a vivere insieme. I figli sono la scusa più frequente per non quagliare, e la bugia che supera il 90% dei casi più raccontata dagli uomini amanti è che non hanno rapporti sessuali con la moglie da mesi, anni, ma tutti i matrimoni bianchi, sono tutti i matrimoni bianchi in Italia, a sentire i maschi, a sentire gli uomini. Quando voi presentate il conto, oppure come è successo nel primo lockdown, il 90% degli uomini si fa lasciare. Quindi solo nel 2019 il 90% degli uomini si faceva lasciare a costo di farvi sputare sangue, e solo il 10% aveva il coraggio di dire ti lascio, perché per vari motivi. Il primo sono i figli. Anche questo è un dato che è cambiato, e anche questo è migliorato. Gli uomini che si fanno lasciare oggi, non lasciano loro, quindi non tirano fuori il coraggio di dire guarda è finita, sono all'80%. Quindi c'è un aumento di coraggiosi del 10%. Quindi non più vi lasciano il 10%, ma il 20%. Che è sempre brutto lasciare, però voglio dire, almeno che abbiano il coraggio di prendere loro le decisioni. Ma come se poi il sesso con la moglie fosse più grave della convivenza, della condivisione di tutto il resto. Hai perfettamente ragione, la Jaidi, perché voglio dire, il sesso può anche capitare, cioè pensate nel periodo di lockdown, dove si è rimasti chiusi e senza l'amante per dei mesi, cioè, voglio dire, non è che si può fare il fai da te. Poi per carità ci sono delle situazioni in cui c'è un conflitto permanente nella famiglia e quindi non si fa, però sono minoranze. Le altre, la stragrande maggioranza dei matrimoni che si fonda sulla routine, dove la moglie molto spesso non è conscia totalmente della crisi, mentre lui ve la vende come una crisi disastrosa, come dire, è disponibile, insomma, è sopito, ma è disponibile. A sentire gli uomini hanno fatto sesso solo quando hanno fatto i figli. Esattamente, Concetta. Non sono coraggiosi, non sopportano più la moglie in lockdown. Guarda che io intendo i coraggiosi, quelli che lasciano l'amante. Quando io parlavo di lasciare, che
Gli uomini si fanno lasciare dall'amante nell'80% dei casi oggi, nel 20% dei casi prendono il coraggio a quattro mani e lasciano l'amante loro. Chi mi chiedeva prima, ma quanti tornano e in quanto tempo? Allora, 8 su 10 tornano. Fate conto che tutti quelli che vi hanno lasciato in lockdown, che hanno lasciato le amanti in lockdown, o che si sono fatti lasciare, stragrande maggioranza, 80%, sono tornati quando il lockdown è finito, oppure subito dopo l'estate, superate, quindi diciamo un 50% sono tornati nel giro di 2-3 mesi. L'altra metà è tornata dopo le vacanze, si sono fatti le vacanze con la moglie e poi si sono ripresentati. Poi ci sono le eccezioni, che sono quelli che pensano che voi non resistiate con il codice del silenzio e soprattutto se si sono fatti lasciare loro, bussano già dopo 20-30 giorni. Però diciamo, la media è entro i 3 mesi, soprattutto quelli che faranno ufficiale gentiluomo, quindi quel 30% che quaglia poi alla fine, si fa vivo. Superati i 3 mesi si arriva a sostanzialmente 6 mesi. C'è qualcuno poi che si fa vivo anche dopo un anno, comunque come stai, perché cioè, non la pensano, noi non la pensiamo come voi ragazzi, non abbiamo la dignità che avete voi, anche se vi abbiamo lasciato male, vi abbiamo fatto patire per l'inferno. Noi diciamo, ma cosa mi costa ricontattarla e vedere se ci sta? Io provo, quasi tutti stanno provando col come stai. Sentiamo... vediamo, scusate, spesso Barbara dice, spesso si trovano sul dating online. Sì Barbara, è vero, assolutamente, perché sono in caccia chiaramente. Concetta, si fanno lasciare dalla moglie per dire hai deciso tu, e dall'amante poi trovano un'altra ancora. Esatto Concetta. Boh, pochi si fanno lasciare dalla moglie, però moltissimi, questa è una vostra testimonianza, moltissimi dicono all'amante, io voglio fare in modo che lei mi lasci così la colpa è sua. Questi io li trovo terrificanti, perché un uomo che non si prende la responsabilità di fare una separazione, come fate per esempio voi, veramente non mi piace per niente. Cristina, con questo bel cagnolino, che mi dici di uno di 64 anni? È più vecchio di me. Ragazzi, io il 9 marzo faccio 60 anni e voglio tutte festeggiare. Con due figli trentenni laureati ancora a casa che li usa come scusa. Cristina, cosa vuoi che ti dica? Non è una scusa, non è una scusa. Se loro stanno a casa si vede che, sì, per esempio a Milano costa tantissimo uscire di casa, per cui è capibile. Vediamo la mia amica Lalla, ce l'ho, è ancora lì che spera che lei lo lasci, che pena. Ma Lalla, ma guarda che non è vero, cioè voglio dire, quello lì, se la moglie lo lascia, se la moglie, certi uomini che dicono io aspetto che mi lasci mia moglie, poi se la moglie inizia a guardarsi intorno e a dare segnali di interesse per qualcun altro o pensano seriamente di metterlo alla porta, se la fanno sotto così. Anche perché, ragazzi, voglio dire, in Italia, soprattutto se ci sono i figli, chi deve uscire di casa è il marito, non è la moglie. E per cui... Leone Marino, che è ormai un maschio assiduo delle nostre chat con una foto emblematica, oltre al nickname, dice anche certe donne lo fanno ricontattare con due T, mettiamole due T. Certo che sì, ci sono anche le donne seriali. Torniamo ai nostri amanti.
Voi sapete che uno dei cardini della rinascita e di quello che io faccio fare in counseling per creare il vostro nuovo mondo o per produrre ufficiali gentiluomini, no? Perché il codice del silenzio, di questo sto parlando, produce o una liberazione della schiavitù dell'attesa, quindi voi vi disintossicate da una storia che non ha né capo né coda, o meglio, c'ha un capo ma non c'ha una coda, cioè non va da nessuna parte perché lui non lascerà mai la famiglia, oppure se lui vi ama veramente, incondizionatamente, direbbe la Maria Giovanna Luini, quaglia, fa il famoso ufficiale gentiluomo e entra in quel 30% di uomini che costruisce una nuova famiglia con voi. Ecco, nel caso in cui lui non lo faccia, il codice del silenzio, fatto bene, fatto con assistenza, perché ragazzi, ricordatevi che il codice del silenzio si può fare anche col fai da te, ma se non funziona una volta, due volte, non aspettate la terza, chiedete aiuto a uno psicologo, a un counselor, a tutte e due, non importa, l'importante è chiedere aiuto. Martina, il mio sparito, sono quasi 3 mesi in cui si è fatto lasciare, l'ho bloccato su tutti i fronti, se si avvicina sono ammazzato. Martina, brava, ecco una delle cose di cui avete paura, oddio Alessandro, l'ho bloccato su tutti i fronti, come fa a tornare? Ma ragazze, ma deve fare stranamore, deve fare i fuochi artificiali, ma in che mondo è mondo un uomo veramente innamorato rischia di perdere la sua donna e non riesce a tornare con i fatti? Però, mi raccomando, con i fatti. 64 anni, tra poco ha da prendersi cura dei nipoti. Ma voi, Concetta, ma tu lo sai che io ho dei casi di lettrici che prima lui diceva non posso perché ho i miei figli, poi i figli si sono sistemati e fa non posso perché ho i nipoti. Tu ci scherzi, Concetta, ma è così. Cioè, noi uomini con le scuse siamo senza vergogna e se voi state dietro a noi succedono ammantati, come dicevo, come quelli che ho io, 20 anni, 17 anni, 15 anni, 10 anni, capite? Miria, cosa ci dice Miria? Sta dando segnali di cedimento, dice che non ce la fa più e che l'unica gioia che gli resta è la moto, ma poi chiama me. È fuori fase perché gli ho detto che non c'è più tempo per gatti. Certo Miria, però stai attenta perché questi uomini tornano tutti, come dicevo, tornano 8 su 10, tornano, gli altri due rimangono in famiglia, però molto probabilmente si trovano un'altra amante. Ragazzi, dovete tener conto che molti uomini che vi lasciano se la fanno lasciare anche perché si sono stufati e perché il rapporto costi-beneficio con voi, il livello costi... la moto, poverino, e i costi sono troppo alti, per cui questi uomini qua si trovano anche delle amanti nuove, ragazzi. Soprattutto nel lockdown, quelli che vanno su dating, Tinder, eccetera, sono lì che pasturano per vedere se c'è una sostituta. Però Miria, stai attenta perché uno che ti dice così, che cosa esprime? Esprime un suo disagio, non va dal tuo. Per cui quelli che ricontattano molto spesso non hanno novità a avere, non hanno i famosi fatti, non hanno la separazione, non hanno iniziato una roadmap, non sono seriamente intenzionati, ma si presentano con voi piangendo e dicendo soffro troppo senza di te. Ma la lasci tua moglie? No, non posso, dammi tempo, ma soffro troppo senza di te. Per favore fammi rientrare nel letto, perché di quello si tratta, e anche la consulente del lavoro gratis, la, come si dice, la psicologa gratis, eccetera, eccetera, la discarica emotiva. Esatto, Dina, vedrai quando usa come scusa i nipoti. Quindi, che cosa è cambiato negli ultimi anni nel mondo degli amanti? Ci sono delle conferme e ci sono dei cambiamenti. No, la Jai non si preoccupano di come stai tu. Infatti, allora, se un uomo, non dico, allora, facciamo l'uomo che non vi ama abbastanza,
Però, voglio dire, dopo un amantato di un anno, due anni, tre anni, ha un affetto nei vostri confronti, dovrebbe aver sviluppato un sentimento, un affetto in qualche modo. Non è amore, perché non lascia la moglie, ma almeno affetto, rispetto, stima. Ecco, questi uomini dimostrano di non averlo abbastanza pure quello, perché sanno benissimo che interrompere il vostro codice del silenzio che vi stava depurando crea un grosso problema. Ma loro dicono, ma io ho bisogno di lei, ma come? Come stampella, come psicologa gratis. Serena, certo, la nostra Venezia. Serena, io ti devo ringraziare pubblicamente, perché tu che lavori a Venezia ogni tanto mi mandi le foto in diretta di Venezia e io godo come un riccio. Quindi grazie Serena, tu mi dai serenità e hai un nome che è quello che ricorda la Serenissima. Dicono che muoiono senza di te, ma sono ancora tutti vivi, e soprattutto Concetta, sono a casa loro, cioè sono di là, non sono anche il debole, sono confuso, non so cosa fare. Non è confuso in un monolocale o in un bilocale a metà strada fra te e la moglie, no, è a casa della moglie, quindi anche il debole fa una scelta molto precisa. Quindi vi dicevo, gli ultimi dati che cosa dicono? Dicono che, grazie Serena, sei troppo carina, i dati che cosa dicono? Dicono che gli amanti che quagliano, i cosiddetti ufficiali gentiluomini, le nuove coppie nate da amanti, sono aumentati, stanno aumentando. Stanno toccando il 30% contro il 20% del 2019. L'altra cosa è che stanno aumentando gli uomini che hanno il coraggio di lasciarvi e non fanno in modo, facendovi pagare dei prezzi molto pesanti, di essere lasciati. Quindi siamo passati dal 10% di uomini che vi lasciano al 20% di uomini che vi lasciano. Che cosa è rimasto uguale? Chi si fa lasciare? I tre anni, che sono il massimo medio per ottenere della durata di un amantato che raggiunga il famoso 30% di successo, che cos'è rimasto? È rimasto che più del 90% degli uomini racconta che come balla principale che non ha rapporti sessuali con la moglie, e l'altra cosa che è rimasta è che la scusa numero uno per non lasciare la famiglia sono i figli, non importa che età abbiano ormai, e quando non sono più i figli sono anche i nipoti. Miria dice, Ale, ma tu da grandissimo professionista quale sei? Cosa faresti se fossi una donna amante? Beh, dipende, cara. Farei molto probabilmente quello che fate tutte voi, nel senso che cercherei di... Allora, essere amanti significa rispondere a un bisogno, significa avere un matrimonio sostanzialmente che già è piuttosto compromesso. Raramente, come dico sempre, le amanti producono la fine di un matrimonio, ma ne sono la conseguenza. I primi sei mesi di amantato di solito sono meravigliosi, sono spensierati, ti fanno ricominciare il corteggiamento, ti fanno sentire delle emozioni, dei sentimenti che sono veramente bellissimi. Poi lì ci dividiamo in due categorie, quelli che dicono no, non vado avanti perché mi sto facendo coinvolgere troppo e non posso. Ci sono delle donne che non lasceranno mai il marito, lo dicono, e che diventano magari delle seriali, ma dicono io mio marito lo amo, lo adoro, è un bravissimo genitore, un bravissimo compagno, non lo lascerò mai, mi vuole tanto bene, e... però, per esempio, il sesso siamo a zero, perché lui ha dei problemi, non si cura, non vuol sentire questa cosa qua,
non gli interessa più, è diventato un uomo freddo da quel punto di vista lì, e io ho le mie esigenze, voglio sentirmi ancora bella e soprattutto un orgasmo decente, finalmente, che non è una cosa da poco. Quindi voglio dire, la biforcazione dopo 6 mesi, quelli che vanno avanti, il problema purtroppo, Miria, è sempre lo stesso, che voi siete innamorate veramente, e gli uomini molto spesso dicono di essere innamorati, ma non lo sono, nella loro testa sanno benissimo che non lo sono. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, io vi saluterei, vi ringrazio, finalmente tutto funziona bene, vi ricordo che questa diretta rimarrà registrata sulla pagina alessandropedizzari.com di Facebook, sul canale YouTube Alessandro Nicolò Pedizzari, iscrivetevi perché è veramente più comodo, e naturalmente sul blog. Che cosa volevo aggiungere? Mercoledì prossimo, che è la prossima diretta, ci sarà Elisabetta, non abbiamo ancora deciso di quale argomento trattare, mercoledì con l'ospite. E per chi avesse Clubhouse, grazie a te Barbara, grazie a te Antonello, per chi avesse Clubhouse, vi aspetto nella mia prima stanza, nella mia prima room in diretta, martedì alle 21. Però sei troppo buona, Miriam, non sono un maestro. In realtà sarei un professore, perché insegno ai medici comunicazione. Però, maestro, maestro supremo, come dicevano i miei figli, quando giocavano con le carte di Yu-Gi-Oh, con i Pokémon e quelle cose lì. Vi dicevo, ma anche chi martedì non ha Clubhouse, perché l'accesso è limitato, grazie a te Sonia, e bisogna avere, gira solo su iOS, bisogna essere limitati, eccetera, potranno comunque sentire la trasmissione, anche le domande in diretta, perché io farò la diretta qui. Farò la diretta qui e farò la diretta su YouTube, purtroppo non riuscirò a farla su Instagram, perché questo telefono, questo qua, mi servirà per fare Clubhouse. Qual è il vantaggio di Clubhouse, ragazzi? A parte che si ascolta solo, e quindi non potrete rinunciare finalmente al mio bel faccione. però l'ascolto è bello. Io da quando vedo, ho visto che ha molto successo presso di voi anche il podcast, per cui evidentemente ascoltare è una dimensione diversa, lo sappiamo che è una dimensione diversa dal video, ma sui miei temi è un'altra dimensione. Le fortunate che potranno collegarsi in Clubhouse potranno intervenire in trasmissione, farmi le domande in diretta e dialogare con me, perché Clubhouse non è altro che una specie di radio in cui, scusate, è una specie di radio in cui gli ascoltatori intervengono e dialogano con me in diretta. Quindi una bella esperienza che spero piaccia a tutte voi, anche perché ci dedicherò un'ulteriore serata in più il martedì, quindi noi ci vediamo la domenica, il martedì, il mercoledì e il venerdì. Mica male, eh? Spero di non stufarvi, perché sennò poi vi cercate come quegli uomini che cercano un'altra amante, vi cercate un altro Alessandro Nicolò. Ma di Alessandro Nicolò organizzato ce n'è uno solo. E dopo questa gigionata che si loda si imbroda, ma come dico sempre, a me il brodo piace tantissimo, vi saluto, vi bacio, saluto prima gli amici di Facebook e YouTube.